Allora, con mister Fabbrucilli, allenatore Valmetauro, ovviamente deluso per quello che è stato l'esito di questa partita, una partita che si è decisa tra il 35esimo e il 37esimo del primo tempo, troppo facile dirlo, è chiaro che c'è un rammarico per quelle che sono state le dinamiche, perché alla fine la partita si è decisa lì. Cosa ti puoi rimproverare e cosa puoi rimproverare ai tuoi ragazzi principalmente? Posso rimproverare i ragazzi che in settimana avevo, diciamo, predicato di cercare di non concedergli palle native con, diciamo, situazioni a palle inattiva. Gli abbiamo concesso il primo gol, proprio palla nostra. Diciamo, gli abbiamo concesso un fallo, ripeto, da una palla nostra. Poi dopo loro sulle palle native sono bravi, sono spietati. Infatti è nato il gol dell'1-0, poi dopo 1 minuto e mezzo il 2-0, e diciamo la partita è stata Si è messa in salita, chiaramente. salita. Una situazione tattica uguale per quel che riguarda entrambe le formazioni rispetto alla partita ben più brutta comunque sia di 2 settimane Sì, fa. sicuramente E in tu campo. in campo si è visto qualcosa di meglio. Tu hai cambiato qualcosa. Il Delfino ha cambiato un uomo solo, l'ho squalificato dalla Santa, invece tu hai deciso di fare delle scelte diverse, Sì, dettate da cosa principalmente? ma diciamo proprio dalla grandezza del campo, ho cercato di mettere uomini che comunque sia, diciamo, avevano nella corsa, nella dinamicità il loro forte. Però diciamo che purtroppo in campo si è vista una Delfino sicuramente quadrata e noi non siamo riusciti a fare quello che solitamente siamo riusciti a fare in campionato, insomma, una squadra. Due squadre comunque diverse, no? Due Voi squadre diverse, sì. Esatto, più votati magari al gioco, Delfino un po' sì. più compatta. E ti vorrei fare una domanda, poi Sì. dopo parleremo inevitabilmente dei playoff, perché comunque sì, ovviamente adesso Certo. bisogna mandare giù questo rospo, però la vostra stagione non finisce qua. C'è stata un po' di confusione su quella che è stata l'analisi della stagione della Valmetauro, perché Sì. la Valmetauro era per molti la squadra da battere e per qualcuno è stato anche quasi un piccolo fallimento non aver vinto il campionato direttamente. Tu ovviamente la pensi in maniera ben diversa perché voi rispetto a Delfino siete comunque un gruppo completamente nuovo, una squadra che l'anno scorso ha fatto 9 punti, Esatto. quest'anno di fatto il campionato l'ha vinto, possiamo dire in un certo senso. Quindi vogliamo fare chiarezza anche per quel che è il tuo punto di Ma vista su questa cosa? il mio punto di vista è questo. Secondo me noi quest'anno abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto bene perché comunque sia, questo è un gruppo nuovo, che ripeto, l'anno scorso è arrivato ultimo. E sai, non è facile, anche tu puoi avere giocatori di categoria superiore, però assemblarli, poi metterli in campo, sicuramente non è facile vincere, diciamo, al primo colpo. Comunque sia, noi siamo arrivati primi, Abbiamo perso lo spareggio, però comunque sia, siamo arrivati Sì, primi. infatti il campionato è stato vinto sotto un certo punto di vista, è Cioè, chiaro. adesso naturalmente c'è molto rammarico, noi ci abbiamo provato, però tutto sommato posso ritenermi soddisfatto di come i miei ragazzi si sono comportati quest'anno. La storia dei playoff insegna, in poi in tutte Sì. le categorie, che chi arriva secondo e soprattutto ci arriva sul filo di lana dopo tante emozioni, magari con poco distacco, nel vostro caso zero distacco, che poi nei playoff ci fa dura. Adesso avete il Novilara, seconda contro quinta non c'erano i 10 punti, che bisogna immediatamente ricaricare le pile, questo è necessario. Sicuramente non sarà facile perché, come ripeto, è stata una batosta, però noi ci proveremo, siamo arrivati fino a questo punto, ci proveremo a cercare di salire di categoria passando per la via, tra virgolette, chiamiamola secondaria, importante in ugual misura, risalto di categoria, però sicuramente non sarà facile ricaricare mentalmente i ragazzi, non sarà facile, noi ci proviamo, io ci proverò, In bocca al lupo. crepi. Grazie mille.